l'arcivescovo di Diarita per aver attraverso Don Gennaro Petruccelli, direttore del Museo Diocesano, per aver permesso che noi fossimo convenuti qui. E quindi un grazie naturalmente a voi che siete qui, nonostante le condizioni meteorologiche avverse non abbiano di certo favorito il nostro incontro, quindi ha un valore doppiamente significativo. E, naturalmente grazie agli ospiti, grazie in particolare al professor Pegraniuso che viene da Modena, grazie a tutti, grazie anche a coloro che vengono qui da lontano. E quando il professor De Antonelis mi ha riferito dell'intenzione di voler presentare qui a Veneta la collana di studi carlisti, io sono stato sin da subito entusiasta dell'idea per ragioni sia storiche che valoriali, perché il dato storico, elemento evidenziale, privato della dimensione di senso, privo quindi di significato, equivale a parlare una lingua monca. Già che la storia è una storia che si vuole passiologicamente neutra, quindi priva di valori, non solo non risulta essere maestra di vita, ma risulta essere persino dannosa per certi aspetti. La collana di studi carlisti, l'aggettivo carlisti in particolare, definisce invece l'ordine nel quale ci muoviamo. Il professor Elias de Tejada diceva che il carlismo è l'erede delle vecchie Spagne, è il continuatore della Controriforma e l'ultimo innamorato dell'ideale della cristianità cattolica. E quindi, sorto all'inizio degli anni 30 dell'Ottocento come movimento dinastico, raccolse ben presto intorno alle sue fila non semplicemente dei sostenitori di un pretendente legittimo, ma soprattutto di coloro che si sentivano eredi delle vecchie Spagne e dunque gli ultimi innamorati dell'ideale della cristianità cattolica. E per cui nei giorni che hanno preceduto questo evento, io mi sono, diciamo così, interrogato per vedere se il modo d'essere ispanico, lo stile ispanico, per dirla con Manuel García Morente, in qualche modo con le masse, con l'atteggiamento e il ruolo svolto da Gaeta nella storia delle sue diverse scansioni temporali, prima da Repubblica Marinara costituita sin un Ducato autonomo e poi successivamente da insigne di città del Regno di Napoli. E innanzitutto diciamo che Manuel García Morente identificava lo spirito spagnolo attraverso la figura del cavaliere cristiano. Due caratteristiche definivano il cavaliere cristiano: la vocazione perenne alla lotta e conseguenze, la seconda caratteristica, l'impazienza dell'eternità, che era una caratteristica decisiva. Ebbene, l'atto d'esordio del palcoscenico della storia greca lo ha nel nono secolo in funzione antiseracena. Qualche secolo prima, nel V secolo, nasce come castrum, cioè come piazza forte fortificata, e queste due costanti, il fatto di essere, queste due caratteristiche, il fatto di essere castrum e il fatto di agire in funzione antiseracena, costituiranno le due costanti che nei secoli a venire determineranno da un certo punto di vista la storia di Gaeta. Gaeta subirà circa 15 assedi, probabilmente una ventina di assedi, e svolgerà quelle che sono state considerate delle vere e proprie crociate ad litteram, perché spesso si dimentica che nell'830 e nell'846 i saraceni arrivarono a scalfire, o meglio quasi ad espugnare, la cittadella cristiana nel suo nucleo vitale, risalirono il Tevere, devastarono le basiliche di San Pietro, di San Paolo fuori le mura, profanarono altari, giunsero sino a Subiaco, che devastarono il monastero di San Benedetto e fecero razzie di fronte alle popolazioni circostanti. E allora Gaeta, il padre di Gaeta, assieme a Marchi, devastarono Monte Cassino. Assolutamente, si costituirono in una lega campana appoggiata dal Papa e di fronte alla città di Ostia la flotta della lega campana sconfisse la flotta dei musulmani. C'è un celebre dipinto di Raffaello che ancora ricorda l'evento, attualmente si trova in stanze vaticane. Lo storico Michelangelo Schiva arriva a definire la battaglia di Ostia come la più insigne vittoria navale dei cristiani sui musulmani prima di Lepanto. Beh, se fu la più insigne, certamente non fu l'ultima, perché già nel 915 Gaeta, Napoli, Amalfi, questa volta aiutati anche da Spoleto, da Benevento, dall'impero bizantino, riuscirono ad espellere il più forte insediamento musulmano, insediatosi proprio in Italia centrale, la foce del fiume Carigliano, nell'attuale zona coincidente con la cittadina di Minturno,
Per cui possiamo dire che Gaeta contribuì a salvare nel suo nucleo più intimo la cristianità. La storia di Gaeta successivamente si incrocerà il destino quello dell'intero Medioevo d'Italia, perché verrà annessa da Re Ruggero II di Sicilia, e avrà una forte opera di regnanti prima aragonesi e poi angioini, faranno in modo che questo castrum effettivamente diventasse sempre più forte e all'avanguardia. Alfonso I il Magnanimo costruirà il castello, parteciperà alla costruzione del castello aragonese, detto anche Alfonsino, risiederà qui tra il 1436 e il 1442, prima di ascendere al trono di Napoli. Successivamente Carlo V si recherà qui, darà opera alla quarta, farà erigere la quarta cinta muraria, di cui proseguendo l'opera tra l'altro del nonno di Ferdinando il Cattolico, e in particolar modo costruirà la porta di Carlo V, che è quella che sino al 28 ha rappresentato la porta d'accesso alla città. Secondo, dal mio punto di vista, questa porta ha un valore simbolico, simbolico e iconico molto rilevante, perché permette al visitatore o a colui che volesse conoscere Gaeta da una prospettiva che è la prospettiva, che è quella delle spalle. All'interno vi è l'affresco della Nostra Signora di Soledad, dipinto dal capitano, o meglio, voluto fortemente dal capitano spagnolo Don Alfonso de Monroy, e quale diciamo, quasi a suggello dell'epopea di cui Gaeta nel suo piccolo fece parte integrante delle spalle. E solo alla luce di questa porta che si possono leggere degli eventi a cui Gaeta partecipò e attraverso cui si possono comprendere realmente alcuni suoi personaggi, tra cui il cardinale Tommaso de Vinci, di cui Francisco Ria Delicata parla come primo portabandiera della Controriforma. Egli fu un insigne teologo, dallo spirito grande commentatore di San Tommaso, dallo spirito acuto, dall'ingegno acuto, dallo spirito pugnace. E fu, come dicevo, un insigne teologo, ma un diplomatico pontificio di ortodossia ferrea, capace di negare al monarca inglese Enrico VIII la richiesta di divorzio e al tempo stesso di intimare Lutero di recedere dai suoi propositi clericali. In ogni situazione decisiva noi troviamo continuamente il cardinale Tommaso di Dio presente. È solo alla luce di questa porta che si può comprendere il ruolo di Gaeta appunto nel 1571, quando l'ammiraglio della flotta pontificia Marco Antonio Colonna sciolse il voto che contrasse prima di recarsi con la flotta pontificia nelle acque di Lepanto, e proprio per commemorare, per celebrare l'esito vittorioso della battaglia, donò a questa città lo stendardo di Lepanto. E poi ancora, un futuro denso di avvenimenti, farà in modo che secoli dopo Gaeta verrà scelta dalla provvidenza per essere per 27 mesi sicili del papato, per essere scelta dalla provvidenza per vedere qui tra le sue freschi, nelle sue chiese, verrà scelta dallo Spirito Santo per in qualche modo ispirare la persona del Papa Pio IX nella proclamazione del dopo dell'Immacolata Concezione. Per cui, ecco, questa è una rapidissima, carrellata che però credo che non poteva avere un epilogo particolarmente felice e anche glorioso con la dinastia borbonica. Nel 1738 qui si sposa Carlo di Amalia di Sassonia, e durante la cittadina di Gaeta offre al re le spese per la festa. Carlo insignerà la Gaeta del titolo di città fedelissima. E soprattutto accadde qualcosa di molto significativo, nel senso che fu Gaeta a maritarsi, a congiungersi in quel giorno con la dinastia borbonica. Tant'è che secoli dopo, come ogni matrimonio, nella gioia e nel dolore sarà fedele Gaeta in Borbone, e le tristi pagine dovute nel febbraio del 1861 sigilleranno o trasegneranno attraverso questo tributo di sangue la fedeltà di Gaeta. Quindi io credo che solo attraverso le porte delle spalle, solo attraverso stando ai piedi di Nostra Signora della Soledad, si possa riscoprire la vera identità di Gaeta e, in un certo senso, la vera identità di Gaeta quale parte integrante delle spalle.
Ora, desidererei invitare qui a parlare Francesco Maurizio Di Giovi, storia militare e civile del Regno delle Due Sicilie. Per le sue sofferenze in particolare ha curato il saggio dei suoi pontifici e i loro nemici, che si avvale tra l'altro della prefazione di Sofferenza Reale con Sicilico di Borbone, di cui è delegato la penisola italiana, e infine, non per ultimo, dirige il comitato promotore degli incontri tradizionalisti di Civile del Tronto. Grazie della presentazione. Cari amici, il dottor Panetta ha concluso il suo intervento con la parola Gaeta. Gaeta, per noi amanti della storia e soprattutto della verità storica, rappresenta il punto conclusivo di una visione della Italia e al tempo stesso è per noi l'inizio del recupero della memoria storica. Perché a Gaeta si consumò l'olocausto di un mondo, di un regno, di un sovrano, che noi abbiamo voluto trasmettere la storia come il primo emigrante, Francesco II e Maria Sofia, perché con questi due sovrani esuli inizia il calvario e la tragedia di una parte dell'Italia. Vedete, fino al 1860 l'Italia era unita dal cattolicesimo. Dopo il 1860 l'Italia viene disunita moralmente dall'unità politica del paese, perché nascono due Italie, nasce una discriminazione. In nome del regno introdotto dai Savoia e dal Piemonte e dal liberalismo, il sud diventa veramente una terra di dannati destinati a essere soltanto merce umana per costruire la ricchezza del nord, e purtroppo questa piaga si è prolungata nel tempo fino a pochi decenni or sono. Allora, qual è il nostro compito? Cosa c'entra il tradizionalismo con tutto ciò? Recuperare la memoria storica, ridare dignità alla nostra terra, riscoprire e ricostruire il nostro modo di essere. Vedete, oggi stiamo assistendo a battaglie planetarie il cui vero unico obiettivo è lo stesso: distruggere il cattolicesimo, distruggere l'uomo cattolico, distruggere la nostra religione in nome di un panteismo, in nome di un naturalismo che è la negazione della nostra vocazione spirituale. E allora veniamo ai nostri libri. Quello che Gianandrea De Antonis ha fatto non è che la concretizzazione di un modo di sentire che da decenni noi portiamo avanti. Cioè, noi abbiamo alzato la bandiera del cattolicesimo, la bandiera del tradizionalismo, praticamente per dire che al di là del liberalismo, al di là della soluzione marxista che si è dimostrata fallimentare, come l'Unione Sovietica ha dimostrato dopo 70 anni di imposizione, qual è la strada per ritrovare, per ridare pace all'essere umano? È la strada del tradizionalismo, è la strada dell'ordine naturale, è la strada del rispetto, è la strada che ci indica che al mondo esiste un uomo ed esiste una donna, che esiste la procreazione naturale e il nostro futuro è nelle mani di Dio, che noi ribadiamo. Ecco, questi sono i concetti che sono alla base di tutti i nostri scritti. Prima il nostro carissimo Panetta ha parlato di un libro che io ho scritto, che mi ha colpito molto, che è la storia degli Zuavi Pontifici. Forse non è mai stato detto abbastanza che nel settembre del 1870 si compì una delle più grosse violenze in nome di una pretesa unità d'Italia, distruggendo la Roma eterna, la Roma dei Papi, distruggendo la terra di San Pietro. Ebbene, nel 1870 a Roma accorsero giovani da tutta la cristianità, accorsero per morire in difesa della libertà della Chiesa e della libertà del Papa. Ebbene, costoro furono tacciati di essere dei mercenari, dei vili mercenari, ma in nome di che cosa? Se coloro che sopravvissero il 20 settembre, una volta rientrati nelle proprie case, diventarono sacerdoti, diventarono missionari e portarono il Vangelo in Africa, in America, in Oceania.
Ecco, non ci si è mai soffermati a riflettere su queste cose e sono stati cancellati dalla storia. Ancora una volta, chi è il tradizionalismo che riscopre queste memorie non per nostalgia del passato, un passato che noi non abbiamo mai conosciuto, per cui non possiamo essere nostalgici di questo qualcosa che non abbiamo mai conosciuto, ma per onore, per la verità, perché i tempi delle iniquità non sono eterni, a un certo punto si interrompono e la storia si mette in marcia. E con questa certezza io sono convinto che noi la nostra battaglia la vinceremo. Probabilmente non vedremo la restaurazione del regno sociale di Cristo con i nostri occhi, sicuramente lo vedranno i nostri figli o i nostri nipoti, ma qui c'è una grande certezza che le porte dell'odio, della distruzione, della guerra, di tutto ciò che è la negazione della vita, non sopravviveranno. Io ho questa certezza e con questa certezza voglio concludere, perché la serata è veramente nefasta. Sembra che abbiamo tutto contro, è una cospirazione contro di noi, ma noi sopravviveremo a tutto, perché il nostro spirito e la nostra vita e la nostra volontà è nelle mani di Dio. Grazie dell'attenzione. Pare professor Gian Andrea Tonelis, attualmente insegna il superiore di diritto presso l'Università del Catolico, dirige la collana di studi carlisti delle edizioni permanenti, poi ha curato l'antologia dei testi della Civiltà Cattolica, a titolo La Tesi Perfetta della Rivoluzione, gli scritti sulla legittimità di esercizio e infine, non per ultimo, redatto il saggio Carlismo per i napoletani a Conoscino. Naturalmente dirige anche grazie, io ringrazio tutti quanti per la vostra presenza, in questa giornata così difficoltosa dal punto di vista meteorologico, e porto i saluti di coloro che non sono riusciti a venire, appunto anche a causa di questo maltempo che ha bloccato in particolar modo l'editore Marco Solfanelli e il professor Giovanni Durco, che avrebbe dovuto illustrare i concetti basilari del tradizionalismo ispanico verso il carlismo. Io personalmente sono arrivato con un certo ritardo alla conoscenza profonda del tradizionalismo ispanico e sono un po' emozionato di parlare qui a Venezia, che ha due immediati riferimenti, quello dell'assedio che ha fatto sì che poi Greta diventasse negli anni 80 e 90 un punto di riferimento dei tradizionalisti napoletani in particolar modo, e tramite la conoscenza diretta di Silvio Vitale mi ha portato allo studio del periodo ispanico del Regno di Napoli e come alcune persone dell'entourage Silvio Vitale dicevano, il momento più importante per Napoli non è stato tanto quello borbonico, ma è stato quello in cui Napoli faceva parte, era una delle perle, per usare il parola di Francesco di essere cagata, anzi forse la più bella perla della corona che adornava la tessera di Spagna. L'altro elemento è ovviamente proprio legato al posto in cui ci troviamo, e quindi la presenza del Spendardo di Lepanto, che è conservato proprio in questo museo. Quindi presentare questa collana per la prima volta in un luogo come Gaeta ha questa grande importanza. Perché fare una collana dedicata al tradizionalismo ispanico, conosciuto normalmente come carlismo? Quando ci siamo posti l'idea di fare una serie di libri che illustrassero l'essenza del pensiero tradizionalista ispanico, al mondo, quindi 4 anni fa, il panorama editoriale relativo al carlismo era pressoché desertico. In particolare esisteva soltanto un volume scritto dal professor Jorge Canals,
è pubblicato da una casa scientifica milanese, che non era stato particolarmente diffuso nel nostro mondo, perché aveva un taglio tipicamente storico, storiografico, storico e in particolar modo di storia militare. Quindi serviva a reiterare un certo aspetto, diciamo, non negativo, ma fuorviante, un'idea fuorviante del carlismo. Cioè, il carlismo è qualcosa di legato al secolo XIX, è qualcosa di legato esclusivamente alla Spagna ed è qualcosa di legato a una questione dinastica. In realtà io cerco sempre di spiegare che il carlismo non è queste tre cose, o meglio, non è solo queste tre cose, è qualcosa di molto più ampio, di molto più antico e di molto più contemporaneo. E non è soprattutto qualcosa di esclusivamente legato alla penisola iberica, ma è ha radici che possono sorgere in Hispano America, possono sorgere a Milano, possono sorgere a Napoli. Il lavoro che abbiamo fatto è diviso sostanzialmente in quattro grandi direzioni, che sono gli studi dottrinali, gli studi storici, gli studi documentali e quelli letterari. Cioè, il primo libro che abbiamo deciso di pubblicare è stato Il Carlismo, traduzione di Chiesa, Il Carlismo, che era stato pubblicato negli anni 70 per una maniera non integrale, con alcuni errori di traduzione della casa editrice Thule. Quindi è stata rifatta una nuova edizione con una nuova prefazione ed è stato riprodotto integralmente. Nel volume in questione c'è una spiegazione di quali sono, qual è l'ideario del carlismo attualmente. Non è un testo di tipo storico, è un testo dottrinario che cerca di spiegare, e poi il professore Liuzzo entrerà maggiormente nei dettagli, quelli che sono i cardini del pensiero regionalista ispanico, cioè un certo nostalgismo della monarchia che però non si incarna come nel carlismo nella presenza effettiva e concreta di un re legittimo che attualmente è Don Sisto Enrico di Borbone, e che però appunto da Carlo V in poi ha visto sempre una successione non interrotta di leggi delle Spagne, non solo della Spagna. Il secondo elemento fondamentale è la presenza della legittimità di esercizio. Generalmente i pensatori, il pensiero monarchico diffuso in Italia è un pensiero che si magari divide in varie correnti per stabilire chi sia il vero monarca, o in quel caso generalmente il cosiddetto pretendente, da un punto di vista dinastico, e questo fa parte della cosiddetta legittimità di origine. Ma per il pensiero tradizionalista ispanico il monarca non è tale soltanto perché discende dal giusto ramo della dinastia regnante, ma è tale se applica una politica che sia effettivamente una politica cattolica e rispettosa dei diritti naturali, la legittimità di origine. Esiste la legittimità di esercizio, che è appunto una caratteristica, diciamo, esclusiva, particolare, questa particolare caratteristica del carlismo, che è la legittimità di esercizio. È stato dedicato a un volume che raccoglie, un volume documentario che raccoglie gli scritti relativi alla legittimità di esercizio che sono stati pubblicati nel corso degli anni, cioè un testo della principessa di Vera, un testo di Carlo VII,
un testo di Francisco di Assis Tejada, uno di Juan Vázquez de Mella. E a proposito di Francisco di Assis Tejada e Juan Vázquez de Mella, che sono i più importanti, più conosciuti e quindi il maggior valore tra i pensatori del carlismo, altri loro testi sono stati pubblicati in maniera tale da poter avere volumi dottrinari che spieghino quali sono le, tra virgolette, le applicazioni del carlismo, che vanno appunto dallo studio della modernità e della rivoluzione, in un testo curato dal professore Turco, o in la sua, mi riferivo adesso a un testo intitolato La vicina modernità del professor Francisco di Assis Tejada, e poi invece un testo veramente importante che è la monarchia tradizionale di Vázquez de Mella, curato da professor Gambra, che fu anche capo della segreteria politica di lo stesso Enrico di Borbone, che spiega esattamente qual è il tipo di monarchia che il carlismo sostiene. Non una monarchia come nel cosiddetto tradizionalismo di matrice europea assolutistica, ma assolutamente che rifiuta l'assolutismo per avere una monarchia in cui sono presenti e hanno importanza tutte le società intermedie che vanno dalla famiglia al governo. Infine c'è una parte letteraria che serve a dimostrare in particolar modo l'interesse che nel corso dei decenni, anzi nel corso dei secoli, ha avuto il carlismo anche nella penisola italica. In particolar modo c'è un romanzo scritto a fine Settecento, a fine Ottocento, negli anni 70, che è Gli amanti della principessa di Bera, che 30 anni dopo ispirò in parte un'opera teatrale scritta da un giovane autore veneto. E queste due opere sono state appunto pubblicate sia per l'interesse intrinseco che hanno il genere letterario, che è abbastanza debole, sia perché io ritengo comunque che l'opera letteraria possa essere utile per la diffusione delle idee, e sia anche per dimostrare appunto l'interesse che esisteva nella penisola italica per il tema del carlismo. A fianco di queste opere ci sono due testi storici abbastanza importanti e abbastanza omogenei. Si tratta della storia del carlismo in generale, che è scritta da Lencio Ferrer, che fu autore di una opera monumentale di ricerca documentale di 30 volumi e ancora più tomi, che fu sintetizzata magistralmente da lui in una breve opera di 160 pagine che fu pubblicata negli anni 60, quindi che si interrompe in quel momento e che poi è stata integrata nella edizione pubblicata con un ultimo capitolo che abbraccia gli ultimi anni, curato da uno studioso eminente che si è firmato modestamente, umilmente anzi, con il titolo di Un Requete, i Requete sono i combattenti del carlismo, e che nella stessa sintesi, seguendo lo stesso spirito di sintesi, descrive gli ultimi decenni del carlismo fino ad arrivare ai giorni nostri. Parimenti sintetica è l'opera di Francesco Maurizio Di Giovine, che ha scritto un'opera intitolata Breve storia del carlismo nella penisola italica,
appena pubblicato, che appunto invece dimostra quanto nella nostra penisola sia stato vivo l'interesse verso il carlismo. E quest'opera viene scritta al contrario di quella di Mencio Ferrer, perché Mencio Ferrer prima ha scritto i 30 volumi dell'opera maior e poi è arrivato all'opera minor, invece Mencio di Giovane è partito dall'opera minor per poi pubblicare nei prossimi anni, sono già pubblicati 5 volumi di uno studio che inserisce anche molti documenti relativi ai rapporti tra l'Italia, le varie corti italiane del carlismo e poi tra l'intera penisola del Carlismo. Infine mi permetto di citare questo testo che è Carlismo per Napolitani, il quale ha un titolo che può sembrare provocatorio, e in realtà riprende il titolo di un'opera che ha avuto un notevole successo del professor Michele Ayuso qui presente, che si intitola Carlismo para Hispanoamericanos, nella quale il professor Ayuso dimostra come il carlismo non sia una ideologia che già comunicamente viene imposta ad altri popoli, ma non è legata a loro. E quindi io qui dimostro quali sono i rapporti tra carlismo, o meglio, tra pensiero tradizionalista napoletano, cioè del Regno di Napoli, dal 500 in poi, e come questo si sposi perfettamente con il pensiero tradizionalista ispanico, perché le caratteristiche principali, quella della monarchia innanzitutto, della monarchia cattolica, ovviamente del rispetto della religione cattolica, e quella del rifiuto dell'assolutismo, sono elementi che si trovano in pensatori napoletani che vanno da Lanario nel 500 a Lanario Junior, diciamo così, nel 600, a Giovan Battista Vico nel 700, al principe di Canosa nell'800, al citato Silvio Vitale nel 900. Non c'è una scuola strettamente intesa di rapporto tra maestro e allievo, ma c'è un filone che viene ripreso, che magari alle volte sembra scomparire e poi rinasce. Con questo testo io cerco di dimostrare che il tradizionismo ispanico, che il carlismo, è connaturato alla migliore mentalità tradizionalista dei pensatori napoletani, però non dubito che ci possa essere chi, magari anche qualcuno qui presente, che un domani, studiando a fondo l'argomento, possa scrivere un carlismo per milanesi, visto che il Ducato di Milano è stato a tutti gli effetti è stata parte del grande impero ispanico, o ci possa essere per Valloni, per Fiammini e via dicendo. Io vi ringrazio ancora dell'attenzione e vi invito alla lettura dei nostri libri, che meglio delle mie parole potranno spiegare l'essenza del tradizionalismo. Grazie. Il diritto costituzionale presso la Pontificia Università Comillas di Madrid ha ricoperto numerosissimi incarichi, ha fatto parte del corpo giudiziario militare, della Corte Suprema, è stato per 10 anni presidente dell'Unione Internazionale di Giuristi Cattolici, è stato per 6 anni responsabile della segreteria politica di Sisto Enrico di Borbone e attualmente direttore scientifico del Consiglio di Studi Ispanici Filippo II, che patrocina numerose iniziative culturali, tra cui quella proprio che oggi ci vede qui riuniti, e mi scuso naturalmente per altre cose di cui non ho citato e vi inviterei a parlare qui. Prego, grazie. Sono veramente onorato di poter partecipare a questa manifestazione organizzata dal carissimo amico dottor Panetta
e nella quale hanno partecipato come oratori, come relatori, il dottor Maurizio Di Giovine e il professor Gianandrea De Antonellis. Il ringraziamento, diciamo, deve concretizzarsi un po', nel senso di dire subito che il dottor Panetta ha organizzato con grande entusiasmo questa presentazione della collana qui a Gaeta, che Di Giovine l'ha spiegato nel modo accattivante che lui sa fare, e che non è un luogo qualsiasi, non soltanto per i motivi storici, ma anche perché siamo in un luogo, in un punto di riferimento del vecchio regno di Napoli. E poi anche se prendiamo in considerazione, come è stato ricordato, che proprio nel piano di sopra, a questa sala dove ci incontriamo adesso, si conserva l'estandardo di Lepanto, è anche un motivo per essere veramente commossi di poter presentare questa collana proprio a Gaeta e proprio a questo museo diocesano, alle quali autorità anche si deve ringraziare. Il ringraziamento a Maurizio Di Giovine risale a molti anni, nel senso che a Maurizio Di Giovine si deve non soltanto il recupero, fra gli altri, della tradizione politica napoletana e la difesa della memoria storica del Regno delle Due Sicilie contro l'invasione, diciamo, finita nel 1870 con la fine dello Stato Pontificio. È vero che lui non è stato il primo, lui, come molto bene spiegava De Antonellis pochi minuti fa, è il continuatore di una tradizione, ma in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni, io potrei dire che infatti Maurizio Di Giovine ha avuto un grande peso in questo recupero, e in particolare in quanto riguarda l'intrecciarsi con la tradizione carlista, il suo ruolo è stato decisivo ed essenziale, perché sono più di 20 anni che lui si occupa della delegazione nella penisola italica della segretaria politica di Don Sisto Enrico di Borbone e della comunione tradizionalista. Dunque a lui dobbiamo ringraziare anche per questo lavoro che continuamente e senza riposo porta da perlomeno 2 decenni. Dunque, oltre l'organizzatore locale, c'è veramente il peso di lunga data di Maurizio Di Giovine. E c'è un terzo ringraziamento, evidentemente, che si deve al professor Antonellis, il quale, come lui riconosceva e diceva appunto nel suo intervento, è arrivato più tardi, diciamo, a questa grande comunità, perché diciamo, non a caso il carlismo dal punto di vista organico non è stato mai chiamato partito. È vero che a volte in un modo generico si è parlato del partito carlista durante l'Ottocento, quando si è fatto nel Novecento in genere è stato con cattivi motivi, ma in genere i carlisti non hanno mai amato essere considerati un partito, ma il nome per il quale sono stati conosciuti, soprattutto sin dal 1869 fino adesso, è stato proprio Comunione Tradizionalista. Dunque comunione, e comunione c'è la stessa radice di comunità. Dunque il caro Gianandrea De Antonellis è venuto, è arrivato a questa comunità con un certo ritardo, ma è arrivato, che è la cosa più importante.
è arrivato con un grande entusiasmo e con una grande intelligenza, perché a volte l'entusiasmo non correttamente indirizzato soltanto porta a fare delle gaffe, mentre che Gian Andrea De Antonellis non soltanto si distingue per un grande entusiasmo, ma anche per una grande capacità di lavoro, ma anche per una grande intelligenza che gli permette che questa capacità di lavoro e questo entusiasmo siano canalizzati veramente per una finalità costruttiva al servizio della causa della tradizione cattolica. E a questo punto io non posso, diciamo, non so se loro si rendono conto che sono 11 libri, 11 volumi, c'è un dodicesimo proprio alle porte, e in realtà lui ha parlato di 4 anni, sì, 4 anni, ma nel frattempo c'è stata anche l'epidemia, e poi sono 12 volumi, 11 volumi che presentiamo oggi, che in un tempo molto limitato, molto piccolo, in realtà è un lavoro enorme, perché dietro i volumi, dietro la collana, non c'è soltanto, diciamo, il fatto fisico delle stampa. Anche le stampa si fa a partire di un'impaginazione, e anche l'impaginazione l'ha fatta lui. E c'è la scelta della copertina, tutto questo dal punto di vista materiale. Ma non è soltanto questo, perché molti di questi libri, l'edizione originale è in spagnolo. Lui ha tradotto i testi, lui ha cercato i testi, ha individuato quei testi che erano più interessanti, li ha tradotti, ha impaginato la traduzione, ha scelto la copertina, diciamo, e ha distribuito non poche copie. È chiaro che è un lavoro e un impegno generoso, generosissimo, per il quale deve essere ringraziato, e io lo faccio volentieri adesso come presidente del Consiglio di Studi Ispanici Filippo II, fondato da Francisco Elias de Tejada 50 anni fa, e siamo nel cinquantennale, che adesso sono io, faccio il presidente, ma veramente dopo la figura enorme di Elias de Tejada e dopo la morte di Elias de Tejada, di Valiente Goytisolo, il principe dei civilisti spagnoli della seconda metà del XX secolo, veramente la mia posizione è modestissima, ma a volte la tradizione consiste proprio a quello, no? A continuare quanto hanno fatto i nostri predecessori, pur sapendo che noi non siamo all'altezza di loro. E questa era la prima parte che era doverosa e che ho voluto fare con una certa lunghezza, perché se queste cose non vengono dette adesso, potrebbe sembrare che diciamo che noi siamo venuti per essere assieme un po' di tempo, che tutto va bene, ma in realtà c'è tanto lavoro, tanto sacrificio, tanto sforzo dietro questa manifestazione che viene sottolineata sia dal carissimo Panetta, sia da Maurizio Di Iovine, sia da Gian Andrea De Antonellis. E cosa potrei aggiungere a quanto è stato detto dai nostri amici? Forse potrei sottolineare alcuni aspetti dottrinali del carlismo, ma non diciamo in astratto, ma a proposito di sottolineare alcuni dei titoli che fanno parte della collana. E così, secondo me, mi metto più nel cuore di una manifestazione che ha per scopo, per finalità, presentare una collana. Diciamo, il lema del carlismo, il motto del carlismo è Dio, patria, fueros, dunque libertà, regionali, re. E sostanzialmente questo porta da una parte alla regalità sociale di Gesù Cristo, che
si traduce in termini storici nel mondo ispanico come l'unità cattolica. Unità cattolica significa che dal punto di vista istituzionale non c'è un'altra chiesa che la Chiesa cattolica, e questo significa una polemica con quanto dopo il Concilio Vaticano II, soprattutto attraverso uno dei suoi documenti più discutibili, la dichiarazione Dignitatis Humanae, si è un po' introdotto e diffuso nel linguaggio ecclesiastico. Il carlismo è stato sempre nemico della libertà di religione. E un altro discorso è quello della libertà della religione, perché la libertà della religione concerne proprio la libertà della vera religione, che non può essere limitata dallo Stato, mentre che lo sviluppo delle confessioni false per motivi di bene comune, non soltanto per motivi di teologia, ma anche per motivi politici, devono essere limitati. Questa idea è l'idea centrale della monarchia cattolica. La monarchia cattolica è l'elemento più decisivo della cosmovisione carlista. Perché? Perché, come diceva Elias de Tejada, il carlismo non è altro che la continuità della vecchia cristianità del Medioevo, che attraverso la monarchia cattolica ispanica è stata continuata fino a quando il mondo ispanico anche è caduto nel liberalismo ed è rimasto soltanto un piccolo all'inizio del carlismo non era piccolo, perché nella prima guerra, fra il 1833 e il 1840, la prima guerra carlista, che è durata 7 anni, il carlismo era più di la metà di Spagna. Ma ancora quando, all'epoca della terza guerra carlista, dal 1872 al 1876, diciamo, ancora il peso del carlismo popolare era di un tipo tale che Carlo VII ha avuto un territorio liberato nel quale ha esercitato i poteri regali. Dunque, ancora nella terza guerra carlista, dal punto di vista sociologico, il radicamento popolare del carlismo era enorme. E non dobbiamo dimenticare che nella stessa guerra di Spagna, del 1936 al 1939, i requetés sono stati un elemento, dunque i combattenti carlisti, sono stati un elemento decisivo nella vittoria della guerra contro il comunismo e contro il laicismo. Perché è vero che al momento si vedeva il nemico comunista come il nemico più, ma la finalità non era combattere il comunismo a nome del liberalismo, ma combattere il comunismo come conseguenza del liberalismo, dunque opponendosi anche al liberalismo. Diciamo che i requetés nella guerra civile, nella crociata di liberazione, sono stati 100.000, e soprattutto all'inizio, senza il loro concorso, sarebbe stato impossibile avere un fronte nord senza il quale, sinceramente, le forze dell'esercito regolare che venivano dal sud, non sarebbe stato impossibile, diciamo, che la guerra non soltanto si vincesse, ma diciamo sarebbe stata finita poco tempo dopo. Dunque il concorso dei combattenti carlisti è stato importantissimo. Dopo è saputo che il carlismo si è opposto in modo deciso al regime del generale Franco, ma questo è un altro discorso. Io quello che volevo sottolineare è che evidentemente quando noi parliamo di carlismo
noi parliamo di una continuità, Elia Sethala lo spiega in modo magnifico nel libro La monarchia tradizionale, che è uno dei libri, dei primi libri, è stato proprio il questo non ancora non è stato ripreso. No, ma nel primo volume, questo è il carlismo, perché è anche un volume di Elia Sethala. Elia Sethala, non dico che ripeta, ma la matrice dello sviluppo dell'idea la troviamo in due libri. La monarchia tradizionale, che è stata pubblicata, sì, non l'abbiamo ristampata perché è stata ripubblicata poco tempo fa nel Controcorrente. Sì, mi sono sbagliato, ma è chiaro che questo è un libro che dove troviamo questo sviluppo, ma anche nel primo volume che fa parte di questa collana viene spiegato in modo chiarissimo. C'è una cristianità Smaion, che è la cristianità di tutti i popoli cristiani del Medioevo. Questa cristianità Smaion è stata distrutta dal protestantesimo, soprattutto dal protestantismo, soprattutto, è stata ridotta dal punto di vista politico alla monarchia ispanica, che diventa una cristianità minor. Ma questa cristianità minor, quando viene sciolta per il nemico liberale, rimane in quello che si potrebbe chiamare una cristianità minima, e questa cristianità minima sarebbe proprio il calvinismo. Dunque l'elemento cattolico, ma cattolico comunitario non significa comunitarista, perché questa è una corrente liberale nordamericana che non ha niente da vedere con la vera comunità, ma con una riduzione della comunità all'opzione personale, in fondo un tipo di liberalismo. Ma il carlismo non si può capire al di fuori di una vera comunità, una vera comunità che gira attorno dell'elemento cattolico come elemento politico, non soltanto come elemento religioso. Ma questo non significa, diciamo, sottoporre la religione alla politica, non significa che la politica sia più importante della religione, no, questo non significa nemmeno un cattolicesimo nazionale, nazional cattolicesimo, no, questo significa che la religione ha un posto anche politico decisivo che non può essere negato dal punto di vista cattolico. Questa è la dottrina tradizionale della Chiesa. Quando Pio XI nella sua enciclica Quas Primas spiega cosa sia la realtà sociale di Gesù Cristo, proprio sta rivalutando e sottolineando il peso di una concezione come quella del carlismo. Poi anche Gian Andrea De Antonelli si ha spiegato un altro concetto che è quello proprio della monarchia non assolutista, perché è la monarchia cattolica, ma è la monarchia cattolica tradizionale, dunque senza l'inquinamento della modernità, e l'inquinamento della modernità è stato proprio l'assolutismo. Su questo abbiamo parlato molto, Elia Sethala era molto duro per esempio con i Borboni, siano i Borboni di Spagna, ancora di più sotto un certo profilo con i Borboni di Napoli, nel senso che distingueva, trovava un inquinamento assolutista di tipo moderno che era contrario alla vecchia concezione tradizionale della monarchia ispanica. E il carlismo si oppone a questa concezione assolutistica, e appunto il concetto centrale è il concetto di fueros, dunque le libertà di ogni comunità, attraverso quello che in fondo dopo è stato chiamato il principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà è una realtà che lo stesso Pio XI, citato fra poco, ha spiegato nella sua enciclica del quadragesimo anno del 1931. In fondo il concetto dei fueros, il concetto di sussidiarietà ha una incarnazione ante litteram nella tradizione ispanica attraverso il concetto di fueros. Dunque questa idea da una parte della monarchia cattolica comunitaria
contro il liberalismo, contro il laicismo, e da un'altra parte i fueros contro l'assolutismo, e sotto un certo profilo implica un certo corporativismo, ma il problema del corporativismo è il suo degrado per il fascismo, no? Che ha distrutto il senso profondo del corporativismo, e quando uno parla di corporativismo deve essere molto attento a spiegare le sfumature, no? Ma diciamo, ma penso che ci siamo capiti, no? E questi sarebbero i due elementi centrali del carlismo. Questi elementi li troviamo in pratica in tutti i libri della collana. La collana è stata già illustrata dal professor De Antonellis, ma vorrei comunque aggiungere alcune cose. Per esempio, questo libro, il primo, con il quale anche ho fatto prima, mi sono confuso, ma questo libro è un libro molto chiaro, dove si spiega la dottrina, siano gli elementi storici del litigio dinastico in due pagine, perché non bisogna più lunghezza, bastano due pagine per spiegare il problema, ma dopo il contesto, questo contesto che io ho illustrato, Christianitas Major, Christianitas Minor, Christianitas Minima, e poi gli elementi Dio, Patria, Fueros, Re, i quattro elementi centrali del motto del carlismo. Ma io poi, in secondo luogo, spiegherei che il numero 3, il volume terzo della collana, che è la breve storia del carlismo di Melchior Ferrer, che ha tradotto e fatto cura dell'edizione di Andrea De Antonellis, è un libro particolarmente interessante. Io capisco che per un lettore, non dico soltanto non spagnolo, addirittura per i lettori spagnoli di oggi è un libro di difficile lettura, perché sono 150 pagine, è tutta una storia complicatissima, ridotta a pochissime pagine, a volte può sembrare che è un'accumulazione dei nomi che non hanno senso. Ma io sempre consiglio di leggere il libro comunque, facendo un certo sforzo, attraverso le note che ha indicato Gianandrea De Antonellis, si legge un po' più facilmente, ma soprattutto perché alla fine di ogni capitolo ci sono elementi sintetici geniali, per esempio, che vanno al di là della vicenda storica. Per esempio, il problema del conservatismo. Arriva un momento nel quale Melchior Ferrer spiega chiarissimamente che se il carlismo fosse stato soltanto un assolutismo, in fondo sarebbe morto con la morte di Carlo V. Carlo V era il fratello di Ferdinando VII. Perché noi in Spagna, quando parliamo di Carlo V, parliamo del carlista, l'Ottocento, non parliamo dell'imperatore V, che per noi è Carlo I di Spagna. Dunque, alla morte di Carlo V, sarebbe finito il carlismo. Se fosse stato puramente un elemento dinastico con un certo inquinamento assolutistico. Ma dopo è stato il problema del forgiarsi del tradizionalismo, e questo è stato contro il conservatismo, perché il conservatismo fa la conservazione della rivoluzione. Questo conserva il conservatismo. Dunque, ci sono elementi nei quali, in poche righe, sono delle spiegazioni eccellenti. Dunque, è un libro, capisco, con alcune difficoltà, ma secondo me consigliabile, sempre. Io soltanto parlerò dei testi storico-dottrinali, non di quelli letterari che ha già illustrato magnificamente De Antonio. Io anche vorrei parlare un secondo, soffermarmi, col volume quinto che ha fatto il professor Williamson. Williamson era un filosofo, metafisico, ma anche filosofo della politica, che negli anni 50 è andato in Spagna a vivere, ha scoperto il fenomeno del carlismo, si è innamorato e è diventato uno dei teorici più importanti del mondo carlista, fino al punto che questo libro, Il problema dell'Occidente e i cristiani,
è un libro, secondo me, essenziale per capire la cosmovisione del carlismo, perché fa una spiegazione di cosa fosse la cristianità medievale e cosa sia stato il processo dissolutorio della cristianità medievale fino ad arrivare a proprio quello che è il carlismo, questo processo Christianitas Major, Christianitas Minor, Christianitas Minima, spiegato in un modo essenziale, concettualmente brillante, e poi una seconda parte nella quale concretizza gli eventi del carlismo, dell'epoca nella quale lui scriveva, negli anni 60. Il libro è stato pubblicato nel 1964. C'è anche un libro per il quale io ho una stima enorme, che è quello del professor Raffaele Gambra. Il libro di Raffaele Gambra, che si chiama La monarchia sociale e rappresentativa nel pensiero tradizionale, fa un'analisi degli elementi fondativi della monarchia ispanica e dopo degli elementi, diciamo, un'analisi differenziato. Analizza l'elemento sociale, monarchia sociale implica organica, monarchia rappresentativa, ma da una rappresentanza che non è la rappresentanza moderna, ma che è la rappresentanza tradizionale, e poi tradizionale, monarchia tradizionale, monarchia sociale, monarchia rappresentativa, monarchia federativa, che non è federale. Diciamo, ci sono delle sfumature. È un libro, secondo me molto importante. Da un certo punto di vista dottrinale, io direi che il primo, il carlismo, il secondo storico di Melchior Ferrer, quello di Wilhelmsen, quello di Gambra, sarebbero forse i più importanti per conoscere cosa sia il carlismo. Poi ci sono i libri molto interessanti, ma più specifici, per esempio quello numero 2, L'antitesi perfetta della rivoluzione, che Gian Andrea De Antonellis ha fatto un sforzo di ricerca molto interessante trovando i testi della civiltà cattolica a proposito della terza guerra carlista, oppure quello che Giovanni Turco ha fatto a proposito dei testi di Elias de Tejada, no? Ne per finire, e poi la legittimità di esercizio, anche curato da Gian Andrea De Antonellis, no? Sinceramente è una collana perfettamente articolata, pensata, costruita, è un lavoro veramente meritevole. Ma io vorrei finire soltanto con due parole per i due libri che fanno il numero 10 e il numero 11, che sono i libri proprio di Maurizio Di Giovine e di Gian Andrea De Antonellis. Il numero 10, Breve storia del carlismo nella penisola italiana, procede di una relazione che nell'anno 2008, vale a dire quando erano i 175 anni della prima guerra carlista, della nascita del carlismo, io li chiese a Maurizio Di Giovine, ha fatto una relazione splendida, pubblicata nel volume degli atti, che era proprio una sintesi di tutte le tracce del mondo carlista nella penisola italiana. E questo libro, in fondo, rifonda e allarga il contenuto di quella relazione. E come diceva appunto Gian Andrea De Antonellis, siamo appunto di chiedere a Di Giovine di in fondo convertire questo volume in 4-5 volumi con diversi momenti della storia. Finalmente Gian Andrea De Antonellis ha spiegato come questo carlismo per napoletani vuole trasferire la mentalità, lo stile, le idee, le dottrine del carlismo nel mondo napoletano. E questo è una cosa stramba oppure è una cosa che ha senso e che si può capire perfettamente? E questo sarebbe l'ultimo
secondo che vorrei trattenervi, ed è scusatemi che ho parlato troppo, ma Maurizio De Jovini ha parlato troppo poco, e dopo il sacrificio che hanno fatto quelli che ci accompagnano oggi di essere con noi da questa sala, mi sembrava doveroso diciamo, fare durare un po' di più la presentazione di questa collana. E il carlismo è proprio la antitesi perfetta della rivoluzione, per riprendere il titolo di uno dei libri, che è il titolo di uno degli articoli di un padre gesuita della civiltà cattolica a proposito della persona di Carlo VII, non soltanto del carlismo, ma della persona di Carlo VII, l'antitesi perfetta della rivoluzione. Perché il carlismo? Perché noi non dobbiamo dimenticare che non c'è stato nessun movimento tradizionalista controrivoluzionario, se vogliamo, nonostante un termine piuttosto reattivo, non tanto positivo nella sua connotazione linguistica, dunque io preferisco tradizionalista o tradizionale addirittura meglio. È stata la sintesi, è stato il modello, è stato proprio il tradizionalismo più puro, più perfetto. Perché? Diciamo, ci sono motivi dottrinali, certamente, e ci sono motivi anche storici. Ma non possiamo dimenticare che durante molto tempo gli elementi dinastici contrari alla rivoluzione si sono mantenuti e hanno creato una specie di internazionale bianca dinastica contro la rivoluzione. Il conte di Chambord in Francia, ma il problema è che prima del conte di Chambord, lo stesso Carlo X, no, e dopo il conte di Chambord si è esaurita quella che potrebbe essere considerata dinastia borbonica francese, dopo il carlismo. Ma il carlismo è durato fino adesso, con un, non dico pretendente, perché la pretesa implica qualcosa di non diritto. La, non so in italiano se si può dire, in inglese, scusatemi, sarebbe claimant. Rivendicare quel legittimità. Dunque, forse in italiano non c'è una parola che possa tradurre, sì. Noi diciamo reclamante, sì. Reclamante non è pretendente, c'è una sfumatura linguistico-concettuale molto, molto importante, ma volevo dire che nel carlismo fino adesso c'è l'incarnazione dinastica della dinastia tradizionale contro la dinastia liberale. E contro il monarchismo liberale, non soltanto contro la Repubblica, ma anche contro il monarchismo liberale. E questo non è capitato in altri paesi, per esempio in Portogallo il miguelismo è precedente del carlismo, ma in pratica si è esaurito decenni dopo. Rimangono le famiglie migueliste in Portogallo? Sì. Rimane una certa tradizione miguelista in alcune persone? Sì. Rimane un movimento politico miguelista? No. Ma la casa dinastica di Braganza è rimasta, che viene da Don Miguel, è rimasta fedele alla tradizione. Anzi, Maurizio De Jovini è uno specialista enorme, gli ho chiesto di scrivere un volume sull'argomento. Le infanti portoghesi attraverso i matrimoni erano trasversali a tutta la controrivoluzione monarchica durante un certo periodo. Noi non dobbiamo dimenticare nemmeno Parma, la casa di Parma è stata una casa tradizionalista, Modena, dunque noi abbiamo, in fondo c'è un'internazionale bianca dinastica. Ma all'interno di questa internazionale bianca dinastica, diciamo, il centro, il cuore, l'elemento principale era il carlismo, perché era più forte, era più radicato, era più popolare,
e diciamo non era diventato soltanto un fatto di alcune famiglie che sono rimaste aderite a un certo ricordo. E dunque penso che il modello, l'esempio del carlismo non sia un modello oppure un esempio qualsiasi. Penso che sia particolarmente importante all'interno della nostra visione del mondo. Dunque, con questo, ringraziandovi ancora una volta a tutti che siete presenti, ma soprattutto al dottor Panetta, al dottor Di Giovine e al professor Antonellis, vi ringrazio. Grazie a tutti, grazie di essere stati qui. Nonostante questo tempo sicuramente che non ha aiutato, quindi come dicevo all'inizio è doppiamente significativo l'impegno e diciamo la volontà di essere qui. Grazie. Ma sì, se posso fare sì. Allora io mi sto avvicinando alla conoscenza del carlismo. Io mi scuso perché il mio italiano è abbastanza cattivo, molto cattivo, ma oggi è ancora peggio perché per un motivo che non so quale sia. Mi trovo particolarmente stanco, forse per la vicinanza del mare che fa cadere una certa pressione e dunque non sono stato felice, ma chiedo scusa, non l'ho fatto prima ma l'ho fatto adesso. In quanto riguarda i libri, carissimo amico, stiamo nella presentazione di una collana di studi carlisti che sono 10 volumi, dei quali chiaramente il primo, Il carlismo, è un volume decisivo. Penso che dal punto di vista dottrinale, se sono gli aspetti dottrinali quelli che le interessano di più, io direi che anche Wilhelmsen, il problema dell'Occidente e i cristiani, anche fa parte di questa collana, è il numero 5. Io direi che perché ci sia anche presente il terzo autore più significativo del carlismo nel XX secolo, quello di Raffaele Gambra, il numero 8, perché sembra che ci sia un commento di il tradizionalista più importante del fine 800, inizio 900, Juan Vázquez de Mella, ma in realtà è molto di più. È un'elaborazione che attraverso il pensiero di Mella presenta la concezione della monarchia tradizionale in un modo organico, in un modo molto interessante. Questo dal punto di vista dottrinale. E dal punto di vista storico, ripeto che Melchior Ferrer è un libro tanto concentrato che la sua lettura può essere difficile, ma è abbastanza breve. Una cosa vale l'altra. Dunque, è difficile, ma è breve. Se fosse difficile e lunghissimo, capisco che, ma essendo breve, uno può rischiare. Poi io ritengo che, i due volumi, 10 e 11, quelli proprio dei nostri amici, siano opportuni di leggere. Perché sarebbero i riferimenti concreti del carlismo nella penisola italiana, che è molto attirante perché per uno che conosce la storia italiana e che può riconoscere gli elementi. E il carlismo per Napolitano è una proposta, in fondo è una proposta per aderire il carlismo in sede napoletana. Dunque io direi che ho detto 5, sono 11. Va bene, ho fatto una certa... Sì. E poi la seconda domanda è una domanda impossibile di rispondere per me e penso che per nessuno. Come vuol dire? Il problema è che oggi siamo in una situazione di distruzione della cristianità. Dunque la cristianità minima, mentre c'era una forza politica di una diffusione importante, era un baluardo. Adesso la cristianità minima continua, siamo noi, ma diciamo siamo ridotti alla minima espressione. E il carlismo ancora ha una certa forza, ma molto più ridotta, perché
i problemi dinastici di Carlo Ugo nell'anno 70, accennati da Gian Andrea De Antonellis, e anche tutta la vicenda in fondo liberal-tecnocratica del franchismo, che è servita sostanzialmente per indebolire il radicamento tradizionale delle famiglie e poi soprattutto il Vaticano II, che è disastroso. Diciamo, il cambiamento della Chiesa ha lasciato il mondo tradizionalista senza il punto di riferimento. Io non dico che la Chiesa non ci sia, non dico che no, io non faccio un giudizio di un altro tipo, dico che dal punto di vista politico non c'è il sostegno della Chiesa e che il nostro piccolo mondo senza il sostegno della Chiesa non può avere ruolo politico, perché il ruolo politico è molto difficile averlo nonostante con il sostegno della Chiesa, ma senza il sostegno della Chiesa diventa in pratica impossibile. Il problema della politica è un altro. Nella situazione attuale della civiltà si potrebbe dire che noi non abbiamo speranza umana, speranza teologale, è un altro discorso, ma se noi parliamo dal punto di vista politico possiamo dire che nella situazione d'oggi, facendo un giudizio razionale, non possiamo sperare niente. Ma il problema della politica è un altro, nella vita personale. Io sempre che posso ripeto questa idea, no? Perché queste domande vengono spesso formulate e non hanno risposta, ma io sempre rispondo questo. Nella vita personale la disperazione può venire, bisogna sempre pregare perché non ci capiti. Ma perché? Perché le nostre vite sono limitatissime, abbiamo delle opzioni, delle possibilità, ma siamo costretti da molti elementi, dunque può capitare. Ma nella vita collettiva, le possibilità, gli elementi che che convergono, che divergono, che si uniscono, che sono tantissime, che in realtà niente è controllato per sempre. Sembra a volte che diciamo che tutto ci sia un sistema oppressivo, ma questo sistema oppressivo può trovare una crisi. Nella vita collettiva tutto può crollare, perché gli elementi non sono limitatissimi come nella vita individuale. Nella vita collettiva sono tante cose, anche nella storia più antica, no? La storia medievale, io potrei dire per esempio nella Spagna di Enrico IV, disastro totale, tristezza dappertutto, decadenza. Ma qual è stata chi è stato il successore di Enrico IV? Isabella la Cattolica. E il panorama è cambiato da un giorno all'altro. E dunque si è completata la Reconquista, è venuta la scoperta e l'evangelizzazione dell'America, e è stato il rilancio di un certo... Diciamo, no, noi non sappiamo esattamente, sappiamo che nel contesto di oggi è molto difficile pensare a una riabilitazione, a un rilancio del nostro pensiero, al giorno di oggi, oggi come oggi. Ma il mondo collettivo è molto complicato, non si sa. Dunque bisogna. Il problema è che noi dobbiamo fare quello che dobbiamo fare e dobbiamo prepararci, dobbiamo essere pronti. Perché le condizioni possono cambiare, e se le condizioni cambiano, dobbiamo essere pronti, perché potrebbe essere che noi non facciamo nulla, diciamo, ah, non si può fare nulla. E come non si può fare nulla, non facciamo nulla, e in un secondo le cose cambiano, e siccome non ci siamo preparati, diciamo, perdiamo l'occasione per una ricostruzione che poteva accadere. E questo intendevo dire, sì.